questo rapporto che stanno presentando ora è preziosissimo e credo che sia un documento che il prossimo governo dovrà prendere come base per una riflessione sulla politica economica. Questo rapporto, come già gli stati generali delle linee economiche, erano stati organizzati da Edo Ronchi nel mese scorso, mette in evidenza che in Italia c'è una grande capacità di innovazione e una grande competitività nei settori che tradizionalmente vengono considerati della green economy. Il rapporto mette anche in evidenza che la green economy, a cominciare dal riciclaggio dei materiali, al risparmio energetico, alla realizzazione di tecnologie che consentono di razionalizzare e ottimizzare l'uso delle risorse naturali, delle risorse energetiche, che tutte queste cose corrispondono a un interesse vitale della nostra economia, perché l'economia italiana non è basata sulla ricchezza di risorse minerarie, di risorse energetiche, è basata sulla ricchezza di risorse naturali, questo è il nostro petrolio. E allora costruire un'economia che valorizza il recupero e l'uso razionale delle risorse naturali vuol dire investire nel futuro della crescita del nostro paese. E in secondo luogo questo rapporto mette anche in evidenza che le economie che sono in grado di mettere a punto e di sviluppare le soluzioni più sostenibili per l'uso dell'energia, per l'uso dell'acqua, per l'uso dei materiali, sono anche quelle più competitive a livello mondiale, perché il mercato mondiale, soprattutto nei paesi emergenti, a cominciare dalla Cina e dall'India, chiede soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il consumo di energia e il consumo di acqua e il consumo di risorse naturali. Perciò questo documento è una base preziosa per una strategia di politica economica nazionale che riguarda sia la crescita interna, sia la capacità competitiva della nostra economia a livello mondiale. Io credo che debba essere assunto come punto di riferimento dal governo. Rafforzare la linea di sviluppo della green economy, perché questa riassume tutte le altre sfide. Perché con la linea di sviluppo della green economy vuol dire più investimenti in tecnologie pulite, più competitività per le imprese. Lavorare alla green economy vuol dire manutenzione e difesa del territorio. Io ho presentato al CIPE il piano nazionale per la gestione in sicurezza del territorio italiano, che naturalmente rimane in eredità al prossimo governo, ma intanto c'è un piano ed è la prima volta che questo avviene dopo qualche decennio. La prospettiva per uscire definitivamente dalla crisi per il nostro paese e lavorare su tutte le linee che sono indicate in questo rapporto che viene presentato oggi, insistere sulla protezione del territorio come risorsa cruciale per il nostro sviluppo e come infrastruttura anche per la nostra crescita. E poi l'altra cosa cruciale che dobbiamo fare, che questo governo non riesce a concludere perché non avremo i tempi parlamentari, è quella di rendere semplici e trasparenti tutte le regole, perché non è possibile che nel nostro paese, come nel caso dell'ILVA, prima ci vogliono 5 anni per rilasciare un'autorizzazione, poi dopo ci sono divergenze interpretative su quali sono le prescrizioni che vengono date, così che da un lato interviene il TAR, dall'altro la Procura della Repubblica. Il Paese ha bisogno di investimenti produttivi, non ha bisogno di investimenti nella burocrazia, di investimenti nelle vertenze legali. Abbiamo perso troppo tempo, abbiamo bisogno di regole semplici e chiare, in modo che tutti sanno quali sono le regole del gioco, cosa devono rispettare e che cosa rischiano se non le rispettano.